Erano giovani o uomini maturi, figli o già padri di famiglia, i soldati italiani che dal luglio 1941 al febbraio 1943, per volere di Mussolini, parteciparono alla campagna di Russia. Tra il 16 e il 17 gennaio del 43, però, i comandi italiani decisero di ordinare la ritirata dal fronte. Furono 10 giorni di tragedia. Si stima che 100.000 soldati italiani non fecero mai più ritorno a casa, altri riuscirono invece a tornare e a raccontare quell'esperienza terribile che avevano vissuto. A 73 anni da quella ritirata drammatica vogliamo ricordare quegli uomini, vogliamo ricordare quei soldati, la loro tragica sconfitta, i loro sogni di un futuro possibile, l'attesa e l'angoscia di chi li attendeva nelle proprie case. Lo facciamo ascoltando subito i ricordi di uno dei sopravvissuti, si chiama Riccardo Di Raimonda, oggi ha 93 anni, partì per la Russia dalla Sicilia nel 1942. Lo per noi il nostro Rosario Sardella. Quando sono arrivato in Russia ho visto l'inferno bianco, proprio l'inferno bianco, una sconfinata pianura che non finiva mai, va bene, betulle, cioè ogni tanto c'erano boschetti di betulle che sono le piantagioni proprio quelle di questo paese. E tristezza di chi da spaventosa, pianure che non potevano venire, malinconia di quella terribile. Quando i tedeschi furono a Stalingrado, furono circondati e sconfitti, cominciò la ritirata per le nostre divisioni e da lì cominciò la tragedia. C'erano morti a destra e morti a sinistra, pance squarciate, teste levate. Per un tratto di parecchi chilometri non c'era altro che morti, che vettovaglie, muli. Tutto era provvisorio, non c'era niente di normale, era tutto così, fare e lasciare andare, scappare, perché i russi erano sempre alle calcagne e quindi bisognava scappare. Ho scritto questo libro di memorie, che mi ha tanto fatto soffrire, perché scrivendo ricordavo tutto quello che avevo passato. Ho visto che questo che si chiamava Veschino cominciava a dare segni di stordimento e allora ho tolto tutte le calze e ho messo i piedi nudi nelle mie cosce, tutte e due. Gliel'ho riscaldate, dopo che gliel'ho riscaldato ho preso tutte le calze che avevo e ho cominciato a mettere le prime calze, le seconde calze e poi ho preso lo zaino e tutto questo l'ho messo nello zaino. E poi ho visto che il caporale si era ripreso e gli avevo salvato la vita. Una ritirata di quella formidabile, a 40 sotto zero, 1500 km di ritirata, non finiscono mai. Non ho visto più nessuno. E il motivo c'è, che i superstiti siamo stati pochi, questa è la questione. Sono riuscito a tornare a casa, che nemmeno io so come che Dio mi ha aiutato. E a un certo punto non ho visto più nessuno. Per ricostruire quello che accadde abbiamo con noi, e lo ringrazio, Pino Scaccia, giornalista, scrittore, storico inviato del TG1. E proprio da inviato a Mosca si innamorò, no, di questa storia e sentì il bisogno di ricostruirla. Lo ha fatto anche scrivendo due libri. Il primo si intitola Lettere dal Don e il secondo, che abbiamo qui al nostro tavolo. È il contrario. È il contrario, ma mi serviva per
per far vedere il libro che abbiamo al tavolo, Armir sulle tracce di un esercito perduto. Allora, io vorrei cominciare dall'inizio. Perché i nostri soldati furono inviati lì, in Russia? Ma come tutte le guerre, la guerra in Russia era una guerra di conquista. Addirittura Mussolini, so che pregò molto Hitler di partecipare per sportirsi quello che si chiama genericamente, insomma, il bottino di guerra, insomma, per entrare nella grande torta. E lo pregò proprio di mandare un'armata. È stata in realtà poi una grande sconfitta, come sappiamo, seppur ricordavate la battaglia di Nikolaevka, appunto nel gennaio del 43, è stato anche un atto di grandissimo eroismo. Insomma, i soldati italiani sono comportati con grande onore, però naturalmente le sorti della guerra sono stati disastrosi. Insomma. Andiamo per gradi. Siamo nel 1942, Hitler chiede un rafforzamento delle truppe italiane e si costituisce appunto l'Armir, l'armata italiana in Russia, che ha il compito appunto di fronteggiare i russi nella Valle del Don. È da qui che comincia il dramma? No, all'inizio l'Italia, cioè l'Armir, ha ottenuto grandi successi in realtà. È stato poi, quando i russi hanno reagito, che è cominciata la disfatta. Questa è la realtà. Proprio per motivi anche ambientali, insomma, come la storia insegna, già Napoleone aveva sbattuto la testa in Russia. È difficile vincere in un ambiente diverso, naturalmente a quelle temperature, no? Abbiamo sentito parlare, ma poi l'ho vissuto a Mosca in prima persona, a 40 gradi sotto zero, è difficile competere. E i russi si sono ripresi, si sono riorganizzati e c'è stata la riscossa in qualche maniera dell'esercito sovietico, non dimentichiamo che allora era sovietico, l'Unione Sovietica, e si sono ripresi, insomma. E si arriva così all'ultima fase di questa battaglia, che diventa una fase drammatica. Ci aiuta a ricostruirla una cartina animata che ci spiega come, Pino, i russi a un certo punto riuscirono a spezzare il fronte italiano e cominciarono dunque ad accerchiare sia le truppe italiane che quelle tedesche. A quel punto la ritirata risultò inevitabile. Sì, proprio a Nikolaevka l'esercito italiano fu imbottigliato letteralmente, e proprio lì ci furono gli atti di estremo eroismo. Nonostante la disfatta evidente, nonostante fossero ormai circondati senza scampo, insomma, gli soldati italiani, soprattutto italiani, hanno dimostrato il grande coraggio. Ci fu la ritirata, però appunto il freddo, la famosa marcia del Davai, la marcia del Davai. Davai in russo significa avanti, avanti. Sentivano questi russi, dicevano sempre Davai e vai avanti, per cui è un po' diventato il simbolo, no? Questa ritirata, la marcia del Davai, di tutta l'avventura della campagna di Russia. E qui la tragedia di fatto si consumò, Pino. Negli anni 90 tu arrivi, come ci spiegavi, in Russia, inviato del TG1, e incominci ad appassionarti, a ricostruire questa storia che noi brevemente abbiamo ricordato. Perché lo hai fatto? No, in realtà il mio approccio è stato assolutamente casuale. Io stavo comunque in Russia per seguire in quei due anni la disgregazione dell'Unione Sovietica, e quella è stata una fase, una parentesi, poi immediatamente richiusa, insomma, di grande libertà. Tutti i sovietici vendevano tutto. E sono riuscito, fra le cose che vendevano, anche a ottenere la possibilità di andare con la telecamera, e qui lo puoi capire qual era l'eccezionalità dentro i sotterranei del KGB e del Ministero della Difesa. Io non m'ero mai, mio padre non ha partecipato alla campagna di Russia, per cui mio padre è stato in Africa, per cui non ero coinvolto personalmente. Quando sono entrato, mi ricordo come fosse adesso, un ufficiale dell'esercito russo che mi dice: dimmi un nome. Come dire, c'erano 3 milioni di schede, tutti i prigionieri. Dimmi un nome. Ho detto il nome, vai in uno scaffale e tira fuori una schedina. Cioè, non mi ricordo quel nome, insomma, Mario Rossi, e la schedina di Mario Rossi, una bustina, c'era tutto, un vaglia non spedito a casa, una lettera addirittura recuperata
dal cadavere probabilmente, la permanenza in un lager, in un campo di prigionia, cioè c'era grazie alla metodicità sovietica in fondo è stata ricostruita. Cioè, scoperto uno scrigno di ricordi, no? Bisogna sottolineare una cosa molto importante, che era una guerra negata, Stalin aveva coperto addirittura le tracce, aveva assolutamente negato. Tant'è vero, nel passaggio successivo, quando dal viaggio negli archivi sono passato al viaggio nella Valle del Don, al viaggio fisico nei luoghi, insieme a Onor Caduti, allora abbiamo scoperto cose incredibili grazie ai cappellani militari che avevano allestito questi cimiteri, anche loro con molto metodo, con nome di ogni soldato, i nomi, l'indicazione delle bare, eccetera. È stata una grandissima emozione scoprire dentro la divisa di quel giovane militare appena morto, tutto quello che non era riuscito a mandare a casa, la lettera scritta la sera prima della battaglia, e che grazie a Onor Caduti abbiamo riconsegnato alle famiglie, e qui è stata la grandissima emozione che ancora mi porta. E torneremo poi a approfondire questa ricostruzione, no? L'aver riportato le memorie alle famiglie che le aspettavano, no? In un gap, un intervallo di tempo lunghissimo. Tra i soldati italiani che hanno vissuto quell'esperienza, che si sono scontrati con la disfatta del generale Inverno, no? Vogliamo ricordare Nuto Revelli. Nuto Revelli era partito per la Russia come sottotenente, era il 1942, apparteneva al 5° reggimento alpini della divisione Tridentini, era il più giovane ufficiale dello Stato Maggiore, quel Nuto Revelli che poi è diventato uno degli organizzatori del movimento partigiano nel Cuneese, e di sicuro questa esperienza ha come radici proprio la campagna di Russia. Allora, qui con noi c'è Marco Revelli, bentornato. Grazie. Storico, sociologo, politologo italiano che ha raccolto l'eredità di suo padre, un'eredità che è importante consegnare alle generazioni future. Allora, prima di ricordare la figura di suo padre, Nuto, vorrei che ci facesse comprendere meglio, no? Come mai molti giovani in quegli anni, e siamo già nel 41-42, partirono per quella campagna non solo con un senso profondo del dovere, no? Ma anche con la convinzione, con la certezza che la vittoria era possibile, quasi dietro l'angolo. Sì, ma mio padre era uno di quelli di Nikolaevka, era degli episodi eroici di Nikolaevka. Tenente del battaglione Tirano, uno di quelli che ruppero la sacca. Era un ufficiale di fresca nomina, era uscito da poco dall'Accademia di Modena, era, come si diceva in gergo, un naione, cioè uno che aveva preso molto sul serio il proprio mestiere, forse persino poteva considerare la propria missione, era allievo scelto, sottotenente che voleva mettersi alla prova del campo dell'onore, come si chiamava allora, imbottito di ideali patriottardi, lo sappiamo che oggi era retorica, e apparteneva alla generazione del Littorio, cioè una generazione nata alla vigilia del fascismo, che aveva fatto tutte le scuole sotto una dittatura nella quale ai giovani si offriva sport e immagini del Duce. Modena non era un'accademia fascista. E non era suo nonno, suo padre, neppure fascista. Mio nonno era un critico del fascismo, ma si era sempre rifiutato di trasmettere la propria critica ai figli, per non farne dei diversi, perché temeva di metterli in difficoltà, e questo mio padre non glielo perdonerà mai, perché mio padre apparteneva appunto a quella generazione che ebbe la vita spaccata da quella guerra, e c'è un prima e un dopo, c'è un prima vissuto all'insegna di quel mito, c'è un momento di verità che è la guerra. Un momento di verità per mio padre fu prima ancora di raggiungere il Don, il passaggio in Polonia della tradotta, quando vide di fianco alla tradotta gli ebrei con la stella gialla e i tedeschi che erano nostri alleati con
i mitragliatori puntati e incominciò a dirsi che quella forse non era la sua guerra. E poi capì tutto a Nikolaevka, quando vide il disastro che il fascismo aveva prodotto e in cui aveva portato decine di migliaia di giovani come lui e soprattutto di giovani contadini e montanari a pagare un prezzo altissimo, che non ci credevano come ci credevano gli ufficiali in quella guerra. La campagna di Russia fu uno spartiacque per Nuto Revelli, per il papà di Marco, ma per tanti altri soldati che quella guerra la combatterono. Allora andiamo dalla nostra Eugenia, perché come sempre vogliamo coinvolgervi nella nostra discussione. A te Eugenia. Sì, avete da condividere con noi un ricordo legato agli anni della guerra e soprattutto avete dei ricordi legati alla campagna di Russia. Quindi insomma condivideteli con noi al nostro numero verde, l'822-8896. Scriveteci una mail, siamo noi @tv2000.it, mandateci un tweet @siamonoiTV2000, oppure venite a trovarci sulla nostra bacheca di Facebook, vi aspettiamo. Voglio dare allora adesso il benvenuto anche a Monsignor Angelo Frigerio, ben arrivato, vicario generale dell'ordinariato militare in Italia, che negli anni si è adoperato per raccogliere le testimonianze di tutti quelli che hanno partecipato alla campagna di Russia proprio in questo ruolo, anzi direi in questa veste, come cappellani militari. Allora intanto Monsignor Frigerio, approfittiamo per chiederle di spiegarci proprio il ruolo di un cappellano militare in guerra, no? Che in un certo che è equiparato a un soldato con un grado specifico. Beh, il ruolo è quello ordinariamente anche in pace, cioè il cappellano militare è un sacerdote che sta con i soldati dentro un contesto che è quello militare, è equiparato di rango a un grado militare il cappellano militare, ma vive la stessa esperienza. La differenza tra i militari potremmo dire che è l'unico militare disarmato, perché i cappellani militari italiani sia nella prima che nella seconda guerra mondiale non avevano in dotazione l'arma, sebbene la Convenzione di Ginevra preveda l'uso in casi di difesa. Per difesa personale e difesa dei feriti, ecco, questa è la dizione più o meno che viene indicata, però non si capisce cosa potrebbe fare un cappellano con una rivoltella di fronte senza addestramento a azioni, certo, perché no, i nostri cappellani italiani non sono muniti di arma, eccetera. E quindi nel caso specifico della Russia, eccetera. Ecco, che ruolo hanno avuto i cappellani militari? Poi entreremo nei dettagli delle singole figure, però il contesto ampio. Ma è un ruolo di presenza, di condivisione. Possiamo dire, a parte alcuni esempi che forse potremmo citare. Li faremo più tardi. Il desiderio primario del cappellano militare era stare in prima linea con i suoi soldati. Quindi, diciamo, insieme alla sanità che era lì, c'era anche il cappellano che era lì per portare conforti spirituali lì dove erano necessari, ma direi soprattutto l'importanza di una presenza, di una condivisione. Immaginiamo, come diceva il professore prima, chi erano i nostri soldati nella seconda guerra mondiale. Non erano paragonabili ai giovani istruiti di oggi, no? Stiamo parlando per la gran parte di analfabeti. Io sono figlio di un militare della Seconda Guerra Mondiale che ha fatto l'Africa, come il padre del professor Scaccia, non la Russia. Il titolo di studio di mio padre era quarta elementare, quindi la figura del sacerdote all'interno di masse di giovani era la figura di colui che aiutava a scrivere a casa, aiutava a leggere le lettere, aiutava a interpretare gli eventi, quindi una presenza direi soprattutto di condivisione spirituale e amicale, affettiva. In questo senso, Monsignor Frigerio, no? Quando, questo credo che valga ieri come oggi, no? Quando la speranza sembra perduta, no? Come riesce il cappellano militare a infonderla? Tra l'altro quei cappellani militari insomma andarono incontro a un destino durissimo quando furono fatti prigionieri proprio per la loro fede. Ma credo che soprattutto nella prima e nella seconda guerra mondiale la figura del cappellano militare come portatore di valori che vanno oltre ciò che sta accadendo, uno sguardo sull'esistenza umana che va oltre la tragedia della guerra, e man mano che gli stessi militari
coinvolti nella guerra si rendevano conto l'assurdità della guerra. Due guerre non sentite di fatto. Come ci raccontava anche del resto Marco Revelli. C'è un parlava momento, di lettere, sì, Monsignor Frigerio. Un momento Frigerio. Importantissimo è sempre stato, è ancora oggi per i soldati, il momento in cui si ricevono notizie dai propri cari, allora attraverso le lettere. La lettera era l'unico modo per tenersi in contatto con loro. Allora, vogliamo farvene ascoltare una, mentre vedrete scorrere delle immagini eccezionali, ci arrivano dagli United States Holocaust Memorial Museum. Sono immagini che possiamo mostrarvi grazie alla disponibilità della Steven Spielberg Film and Video Archive, che ufficialmente vogliamo ringraziare. Allora, la lettera che state per ascoltare è stata scritta il 15 ottobre 1942 dal fante Gastone Rizzi della divisione Pasubio, che così, con queste parole, si rivolgeva alla sua mamma. Carissima mamma, finalmente oggi, dopo una lunghissima attesa, ricevetti due lettere. Con tanta gioia appresi della tua ottima salute, come pure ti posso assicurare della mia. Cara mamma, ti faccio sapere che al massimo per gli ultimi giorni di novembre vengo a riabbracciarti. Dunque ti raccomando di tenermi del nostro vino e poi vada a Cristofoli, cioè il mercantino, e ci chiedi se possono svendermi un vestito a me, dato che sono militare, e poi di a Bruno Cremon di farmi il vestito appena arrivo a casa. Sai, mamma, non puoi immaginarti che voglia abbia di vederti. A noi ci hanno detto che partiamo da qui gli ultimi di questo mese, oppure i primi di novembre. Intanto scrivimi ancora, perché ti scriverò io quando devi fare a meno di scrivermi. Però basta mandarmi fotografie. E se dovesse venire l'ordine di spedire i pacchi, non sta a spedire niente tu. Poi hai fatto molto bene a farmi dire un'altra messa. Poi, cara mamma, devi sapere che un giorno che mi trovavo in un grosso combattimento, cioè molto in pericolo, ho promesso alla Madonna della Bastia una candela da 50 lire. Dunque, il giorno stesso che arrivo la portiamo assieme, io e te, alla Madonna della Bastia, sai, mamma? Da mio papà è un po' di giorni che non ricevo, dunque spero di ricevere in giorno in giorno. Ora tralascio, mandandoti tanti bacioni. Tuo figlio Gastone, arrivederci prestissimo. Revelli, suo papà, con lo straordinario lavoro di ricerca e di racconto di quella vicenda, volle ricordare a tutti noi quello che di fatto la cartolina ci svela, ovvero un'assurda guerra in cui morirono migliaia e migliaia di giovani, di contadini, di persone semplici, trasformati in soldati da un regime che inseguiva solo deliri di conquista e di onnipotenza. Così. Sì, sì, questa è una guerra ingiusta e assurda. Devo dire che mio padre, la sua vita successiva a quell'esperienza, in buona parte l'ha dedicata alla memoria di quello che era successo, con una sorta di senso di debito, di avere un debito nei confronti soprattutto di quei giovani contadini e montanari, non quelli come lui che ci avevano creduto, quelli che erano stati costretti ad andare, che erano caduti lì e che non erano più ricordati e che non avevano voce, non avevano avuto voce. Raccolse le interviste dei prigionieri nella strada del Davai, appunto, raccolse le ultime lettere, migliaia di lettere dal fronte di giovani della montagna e della collina cuneese nell'ultimo fronte. Sono lettere simili a questa, non parlano della patria, delle vittorie, dei miti imperiali, chiedono pane, calze, erano mal coperti, erano mal addestrati, furono eroici perché erano costretti a combattere con armi che si inceppavano, perché erano costretti a camminare nella neve con le scarpe di cartone, perché qualcuno in Italia ci aveva speculato, perché nelle retrovie e gli imboscati si portavano via i generi di prima necessità che servivano al fronte. Mio padre si è fatto un periodo di ospedale perché fu ferito, scappò in linea per respirare aria pulita. Ecco, questa era la realtà di quella guerra e lui pensò che dovesse dirlo
nell'unico modo che poteva, cioè scrivendo. Pino, tu ci raccontavi, no? Sei stato nella Valle del Don, dove ci sono stati tanti caduti, dove i nostri combattenti sono stati prigionieri. Che effetto ti ha fatto, no? Tornare, ripercorrere quei luoghi, incontrare magari dei testimoni? Che cosa ti ha colpito di più di tutto questo? Ma intanto, sì, a proposito, stavo riflettendo, quello diceva, il punto d'incontro con i contadini ucraini o russi probabilmente è stato proprio quello, si sono ritrovati. Ecco, io ho scoperto, dietro la spinta dei familiari dei dispersi, insomma, 20 anni dopo esatti, nel 2012, questo libro, la prima scoperta del 92, ho scoperto tante storie d'amore, paradossalmente. Amore significa anche solidarietà, naturalmente. Gli italiani, che tecnicamente erano dei nemici, invece si sono ritrovati protetti, nascosti dai russi. Ne ho conosciuti tanti. Io nel 2012 sono tornato alla Valle del Don a vedere e a sentire gli ultimi testimoni. Gli ultimi testimoni, perché ahimè ormai allora erano bambini, erano ragazzi, adesso stanno in un'età, come dire, l'ultima stagione, insomma, intorno ai 90 anni, e soltanto attraverso le testimonianze dirette è possibile recuperare almeno l'identificazione, insomma, dei luoghi dove sono deceduti. Va ricordato che, mentre all'inizio, considerate il 92, in pochi mesi furono individuati 3.000 dispersi, in questi 20 anni successivi soltanto, mi pare, 68 o 70, insomma, cioè 300 in pochi mesi e 70. Perché? Perché mentre i cappellani militari, appunto, accorrevano sui luoghi della battaglia, per cui hanno potuto allestire dei cimiteri, successivamente sono i morti nella ritirata, no? Durante questa marcia del Davao. Allora è successo, sono morti, come dire, via via durante questa marcia disperata. E quando si è sciolta la neve a primavera, i contadini russi si sono ritrovati questi corpi davanti a casa, li hanno sepolti dove potevano, nel proprio orto, per cui soltanto un testimone diretto che poteva indicare dove erano stati sepolti poteva arrivare alla risoluzione. Questa è la chiave, insomma. Allora, diceva dei cappellani militari, Pino Scaccia, Monsignor Frigerio, tra i cappellani militari che parteciparono alla campagna di Russia ci fu Don Carlo Gnocchi, conosciuto da tutti per aver sempre sostenuto i più deboli. Tornato in Italia sentì un bisogno importante, quale? Quello di andare incontro in modo particolare ai cosiddetti mutilatini, no? I ragazzi, soprattutto, che giocando con i reperti, i resti della guerra, rimanevano feriti e quindi, appunto, mutilati, gambe, piedi, occhi, insomma tutto questo. E da prete ambrosiano della diocesi di Milano si imbarca in questa impresa, chiamiamola così, umanitaria, con i suoi collaboratori, a raccogliere questi ragazzi. L'opera diventa più grande di lui, perché alla fine trova una grande collaborazione, potremmo dire un'intuizione, la scoperta dell'acqua calda, non lo so, un'intuizione che nessuno aveva avuto, e diventa subito un'opera nazionale, dalle Alpi alla Sicilia. Contemporaneamente però si adoperò anche per contattare tutte le famiglie che attendevano notizie e non avevano più avuto. Questo, a onore del vero e per onestà nei confronti di tutti i cappellani, questo lo facevano tutti i cappellani d'Italia, no? Cioè, l'opera di Don Carlo Gnocchi come cappellano militare nella Seconda Guerra Mondiale, per onestà dobbiamo dire, non si discosta molto dall'opera degli altri cappellani, perché tutti i cappellani, tornando, andavano a incontrare i familiari dei caduti del loro reggimento, della loro divisione, a dire: guarda, così è successo. Quindi questo è un lavoro. C'è un episodio che forse può essere interessante di Don Gnocchi, se vi interessa. O qui il telegramma del capo di gabinetto del ministro della guerra che lo sospende dalla partenza per la Russia. Lui era già predisposto per partire per la Russia. È un piccolo episodio a Milano,
la raccolta della lana da parte del comitato fascista, eccetera, lo vede dissenziente a Milano, lui era direttore dell'Istituto Gonzaga, nei confronti di questa iniziativa. Allora i fascisti lo accusano di boicottare questa operazione e lui dice: non è così. Voi dite che noi preti siamo imboscati, che noi preti boicottiamo, eccetera, e io quindi non partecipo a questa cosa. Una segnalazione a Roma lo indica come un sovversivo. Sospendono la partenza, lui scrive una memoria al Duce, eccola qua, e subito viene riammesso e parte per la Russia. Io voglio andare al fronte con i miei soldati. Altra figura, Monsignor Frigerio, Monsignor Enrico Pintonello, di stanze in Russia dall'11 febbraio del 41. Grazie a lui è stato possibile ritrovare molti corpi dei caduti e degli scomparsi. Io quale fu il grande privilegio di conoscerlo, di stare molti giorni con lui. Era un grande tesoro di informazioni. L'ho conosciuto un po' anziano, e quindi avalla quello che sta per dire il Monsignor Frigerio. Sì. Quale fu la sua idea? Guardi, potremmo dire, elencando queste persone così particolari, una scoperta dell'acqua calda dietro l'altra. Lui cosa fa? Inventa una cosa molto semplice: prende una bottiglia, nella bottiglia mette il nome del caduto o addirittura il certificato di morte e glielo mette tra le mani. Questo ha permesso a Onor Caduti, con il quale il dottor Scaccia ha visto personalmente, eccetera, queste bottiglie dentro la bara. Dato che non è biodegradabile, perlomeno nei millenni, il vetro, questo ha permesso di identificare tantissimi caduti, purtroppo non tutti, ma tantissimi caduti. Questa è un'intuizione grandissima di Monsignor Pintonello, che non solo c'era lui, ma riunisce tutti i capellani dell'Armir e dà indicazione affinché tutti abbiano sempre una scorta, purtroppo, di bottiglie per questa evenienza che era la morte dei militari. Allora, ringrazio Monsignor Frigerio, ringrazio naturalmente il collega Pino Scaccia per essere stato con noi, grazie, per averci raccontato e per aver contribuito a ricostruire quello che avvenne in Russia. E proprio dalla ricerca dei soldati scomparsi e delle attese dei familiari, durata quell'attesa per molti e molti anni, ripartiremo subito dopo la pubblicità. Tra pochissimo qui a Siamo Noi. A 73 anni dall'inizio della ritirata, era il gennaio del 1943, abbiamo deciso di ricordare la campagna di Russia, nella quale, lo ricordiamo ancora una volta, persero la vita migliaia e migliaia di soldati italiani. Giorgio Iannicelli, capitano di aviazione, era uno di loro ed è con noi suo figlio Gianluigi, che oggi è presidente della sezione di Roma dell'Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia, che ha proprio il compito, no, Iannicelli, di ricordare quanto avvenne. Di ricordare e di possibilmente anche operare, siamo andati anche sui luoghi assiduamente. Io anche personalmente ho assistito anche agli inizi di questa vicenda nel dicembre 89, quando si misero d'accordo il presidente Cossiga con il presidente Gorbaciov, proprio assistetti, non dico quasi in diretta, ma insomma, e fecero l'accordo fra le due Croce Rosse per iniziare le ricerche. Senta Iannicelli, lei suo papà di fatto non l'ha conosciuto. Avevo 8 mesi quando è morto. Soltanto 8 mesi lei aveva. Sì. Però ha sentito con fierezza molti racconti di suo padre e anche per voce della sua mamma. Che idea si è fatto? Di mio padre? Di suo padre, certo. Beh, mio padre era un eroe, ha avuto la medaglia d'oro al valor militare, ha avuto un... aveva altre decorazioni che aveva preso, deve essere, essenzialmente era una persona molto, molto sensibile e molto, un senso grandissimo di responsabilità. La parola ricorrente nelle sue lettere, nelle sue, i miei ragazzi, cioè lui è morto, è caduto in combattimento, comandava un gruppo, il gruppo caccia dell'Oxir, quindi aveva grandi responsabilità ed era sempre avanti a tutti. E morì da solo perché gli altri due che erano con lui, perché gli aerei non partivano per il freddo, lui gli fece capire che dovevano rientrare, sono rientrati feriti e lui ha avuto un combattimento con 15 caccia sovietici ed è caduto.
Senta, ce lo dice lei di fatto che il suo papà ha sempre tenuto dentro di sé, no? Rispetto per il valore della divisa e non si è mai tirato indietro, neanche in questo caso, no. Anche se avrebbe potuto farlo, perché? Sì, intanto perché lui era comandante di gruppo caccia, quindi comandava più di 50 aeroplani, lui avrebbe dovuto più che altro coordinare e dirigere. E l'ultimo combattimento erano già pronti in tre, lui arrivò sulla linea di volo, fece scendere un capitano pilota che era a bordo, lo fece scendere e andò lui e disse: ma come, tu sei andato già stamattina in volo? Dice: non fa niente, vado anche adesso e andiamo per l'onore dell'arma. Ha dato manetta ed è partito, non è più tornato. Quindi addirittura questo altro ufficiale è sceso, l'ha fatto scendere e ha avuto la vita salva perché lui è andato e sapeva che non sarebbe tornato. Lei ci ha raccontato come ha perso la vita nella campagna di Russia suo padre, ma svelo che prima di andare in onda abbiamo parlato, no? E lei mi ha detto: io papà non l'ho conosciuto, no. Ma di lui sono molto, come mi ha detto? Fiero. Sono molto fiero. Fiero, sì. Perché è fiero di suo papà? Beh, intanto per questa manifestazione sento molto il senso della responsabilità, il senso della, se tu hai una responsabilità e dei doveri superiori agli altri. E poi perché mi è stato parlato in termini anche sempre encomiastici. Io ho cercato anche di capirlo tramite la voce e le descrizioni dei suoi compagni di accademia, che poi ho conosciuto alcuni, sono morti tutti ormai per età. E ho riscontrato sempre questa cosa. Adesso io mio padre lo sento come quasi non più come un padre ma come un figlio. Io ormai ho l'età, ho una figlia che è più grande di lui quando è morta, lui è morto a 29 anni, quindi adesso sento anche oltre alla fierezza anche la tenerezza. È bellissimo, no. Bellissimo il suo racconto. Dico, sai che ci stanno arrivando un sacco di telefonate? Eugenia? Sì, tanti ricordi che i nostri telespettatori hanno voluto condividere con noi. Una nostra telespettatrice di 86 anni dice appunto di conosceva molto bene un giovane morto nella ritirata di Russia, si parla del barone Dumont. Un'altra nostra telespettatrice di 67 anni dice di ricordare quello che le raccontava la sua mamma, la storia dei suoi zii che erano fuggiti alle carceri della Russia e poi lei sarebbe nata soltanto qualche anno dopo. E il signor Molinari ci ricorda uno dei cappellani militari, Don Franzoni, perché era uno di quelli che segnò i nomi di tanti ragazzi che perdevano la vita. E ancora il signor Odorizzi ci ha chiamato per dirci che il suo papà è proprio uno degli 80.000 dispersi. Grazie Eugenia, l'abbiamo detto, furono in molti a perdere la vita in battaglia, furono però tantissimi anche i soldati che persero la vita nei campi di prigionia fino al 1948. E a tal proposito vi raccontiamo la storia di Giuseppe Bassi, che oggi ha 96 anni, soldato del 120° reggimento di fanteria, che ha conosciuto la tragedia di quei campi prima di poter tornare nella sua Padova. E ascoltiamo la sua testimonianza. Siamo stati accerchiati dalle truppe russe e quindi loro avevano anche i carri armati e quindi non c'è stato altro che dopo alcuni giorni di combattimenti la resa al nemico. La resa è avvenuta ad Arbuzovka. Da qui ci hanno portato verso il Don nuovamente, abbiamo fatto questo percorso e siamo arrivati alla stazione di Kalach. Le abbiamo chiamate le barche del Davai perché i russi in continuazione, Davai vuol dire avanti, e ripetevano sempre Davai, Davai bistre, avanti, avanti presto. Sono state marce forzate per giorni e giorni sulla neve, al freddo, senza mangiare. Io dico sempre, sono l'esempio di che si può resistere 8 giorni senza mangiare, mangiando neve, e si è ancora in piedi, siamo vivi. Prima siamo stati a Oranchi, abbiamo detto beh qui si può vivere, quindi
abbiamo detto e sarà finito. Invece allora sono incominciate le malattie, il tifo petechiale e il tifo esantematico, quindi è andato a aumento le malattie che hanno portato alla morte centinaia di persone, di soldati. Avevo fatto i disegni sulle cartine di sigarette, perché altra carta non c'era che le cartine di sigarette. Questi sono i bunker interrati, dove ci stavano 40 prigionieri, 50. L'interno di un bunker era costituito da un gradone a destra e un gradone a sinistra, quando il bunker era abbastanza ampio, altrimenti aveva un gradone solamente da una parte, e c'erano distesi in questo gradone, che era rialzato dal piano, chiamiamo, del bunker, eravamo distesi e serviva da posto letto, da materasso in terra. I ricordi che indimenticabili sono quelli di tanti morti che abbiamo visto prima nella Valle della Morte, quando c'è stato Arbuzovka e siamo stati catturati. Quindi quello è un ricordo indimenticabile, perché si vagava in questa valle calpestando addirittura cadaveri, perché ce n'erano dovunque. Mentre centinaia di soldati erano confinati nei campi di prigionia in Russia, a migliaia di chilometri di distanza centinaia di madri, padri, mogli, fidanzate vivevano l'attesa senza notizie e l'angoscia. Fidanzate come Giuliana Lucci Martini, che è qui con me, che attendeva un giovane ufficiale che si chiamava Franco Martini, prigioniero anche lui in Russia, quello che poi, e dico per fortuna, sarebbe diventato suo marito. Benvenuta Giuliana. Grazie. Allora, la vostra storia comincia nel 1941, con la convalescenza di un giovane Dunque, ufficiale. Dunque, io l'ho conosciuto nel 1941, che rientrava dal fronte greco-albanese. Ci siamo conosciuti dalla finestra, cosa che oggi fa molto sorridere, perché abitavamo nello stesso palazzo. E poi, questo nel 41, poi voi state in un'altra zona di guerra. Nel 24 maggio del 42 partì per il fronte russo, che era ancora XIR, ossia ancora corpo di spedizione italiano, non era ancora Armir, e faceva parte della divisione Torino, che era una delle tre divisioni che sono andate con il XIR. Ecco Giuliana, lei era molto giovane all'epoca. Io avevo 17 anni. 17 anni, giovanissima, sì. E fu un colpo di fulmine. Sì, naturalmente è stato una grande angoscia dei 6 mesi di fronte. Poi... Ecco, però Giuliana, scusi se la interrompo, no? Lei ci ha detto il 24, la ricorda così bene quella data, no? Il 24 maggio del 42. Ricorda anche una promessa che le fece, perché per allora, questi due giovani, sì, innamorati. Sì, sì, molto importante. Il suo fidanzato. Noi ci lasciammo in chiesa, noi eravamo tutte e due della stessa parrocchia di San Roberto Bellarmina, Piazza Ungheria, qui a Roma. Ci lasciammo in chiesa e Franco, che aveva, come tutti i soldati della Torino, questo distintivo sulla giubba, me lo dette e mi disse, naturalmente senza il nastrino tricolore che ho aggiunto io, e mi disse: ti lascio questo perché tu dovrai ridarmelo quando rientro. Poi si fermò un momento e mi disse: passerà tanto tempo prima che io torni, ma mi aspetterai, tornerò. Giuliana, quanto tempo è passato? Quanto atteso? 4 anni e mezzo. 4 anni e mezzo. 4 anni e mezzo. Perché suo marito è partito? Mio marito in Russia, fu fatto prigioniero il 21 dicembre del 42 sul Don. Fu uno dei primi militari a essere fatti prigionieri. E poi fu portato. Lui andò al campo 160. Naturalmente con le marce a piedi del Davai. Vicino a Vladimir. Sì, con noi è arrivato fino al 160. Che diventò poi il campo degli ufficiali. Da questo campo
rientrarono il 9 luglio, il 7 luglio del 1946. Ecco, Giuliana, vi siete avuto scritte, notizie. Ecco, prima di allora, prima del rientro, insomma, così lontano nel tempo, no? Perché l'attesa è durata tanto. Dunque, vi allora, siete scritti, posta, aveva notizie, sapeva cosa era accaduto. Ecco, le prime notizie che noi abbiamo avuto sono state nel giugno del 1943. Per i primi 8 mesi fu dato disperso. Poi nel giugno del 1943 Mosca, Radio Mosca, che trasmetteva in italiano di notte, cominciava a dare i nomi di alcuni prigionieri. Fu uno dei primi nomi che fu trasmesso. Quindi sapemmo e pensammo che fosse vivo, perché se aveva dato il suo nome indubbiamente al campo era arrivato. Immagino la gioia della famiglia. Sì, non si può descrivere. La tragedia di Russia è stata immane. E poi nel giugno... Ecco, nel giugno del 46, perché diciamo gli 40... ufficiali sono stati fatti, sì, rientrare poco prima del referendum. Sì, è ma vero, nel in giugno, Italia... l'importante è questo, da questo campo di concentramento, sì, 160, scrissero quasi tutti i prigionieri una cartolina che arrivò, che era datata aprile, eccola, e che arrivò nel giugno in Italia e che ci confermò che era vivo e mandò l'indirizzo, questo si vede bene, campo per prigionieri di guerra numero 160. E dopo questa cartolina non arrivò più niente fino alla fine della guerra, perché non fu più permesso a loro di scrivere. Le altre cartoline, che ne ho due, sono del 1945, 6 mesi dopo la fine della guerra, perché il rimpatrio avvenne nel luglio del 46. Ecco, luglio del 46, fu un viaggio durato 95 giorni. Un viaggio durato 95 giorni di tradotta. Noi avemmo la notizia di questo spostamento attraverso Radio Mosca. Gli ufficiali, che era campo solo ufficiali, dove erano stati raccolti tutti gli ufficiali degli altri campi, furono portati prima a Odessa, non si sa perché, e sono stati trattenuti a Odessa un mese, poi da Odessa sono stati riportati nel nord della Russia. Il campo di 160 era a 250 km a nord-est di Mosca. Poi Vienna. E da lì sono rientrati dopo 95 giorni di tradotta. Finalmente a Roma, sono arrivati a Roma. Arriviamo a quel giorno, il giorno allora, in cui lei era lì alla stazione, non da sola. Io ero alla stazione, con anche fra i suoi familiari, c'era tantissima gente con le fotografie per avere notizie. Dire che cosa può essere stato questo incontro è molto difficile. Provi a dircelo. Non ha niente, ossia in un solo abbraccio abbiamo cercato di dimenticare tutta la sofferenza, l'angoscia, il silenzio, la lontananza di 4 anni di prigionia. E quando poi è sceso dalla tradotta, non avevano bagagli, i prigionieri di Russia, non avevano bagagli, e mi disse: ti ho portato un piccolo ricordo, ed è questo, è una bustina fatta con la divisa grigio-verde, dove aveva ricamato il mio nome. Con la sua Questa divisa. Questa è una cosa per me preziosissima, naturalmente. Poi ci siamo sposati, ecco, nel 1947, l'anno dopo. Ecco, e questo... si è coronato così questo rapporto bellissimo che è iniziato nel 1941. Vede, io sono venuta qui con tutto il cuore, ringraziandovi tanto di questa trasmissione, e soprattutto non solo per il ricordo di mio marito con il quale sono stata sposata a 61 anni, ma soprattutto per la sofferenza di quelli che non li hanno visti tornare. Che cosa le ha raccontato suo marito? Dunque, negli inizialmente anni? Non raccontò niente, chiese solamente chi era tornato dei suoi amici e non era tornato nessuno. Poi partì e andò in una casa di campagna che loro avevano, perché disse: non voglio parlare con nessuno, voglio cercare di ritornare ad essere un uomo, a mangiare in un piatto, a dormire in un letto. Dopo di questo, piano piano, fino all'80, 1988, non raccontò più particolari. Poi nel 1988 scrisse un libro
e con questo raccontò tutto. Cominciò a raccontare. Eh sì, che è stato indubbiamente questo enorme, enorme dramma di questa distanza, di questa lontananza, di questa spaventosa pressione politica che ci fu nei campi, con gli altoparlanti, con il giornale L'Alba, che fu pubblicato, e gli interrogatori. Molti di loro avevano preso i nomi dei morti. Un'esperienza durissima. Sì, i nomi dei morti. Perché ci sono tanti dispersi? Perché nessuno ha potuto prendere il nome dei morti. Quelli durante, io parlo dei prigionieri, sì, quando furono, con le marce del Davai, furono gettati praticamente a colonne intere nella neve. Tutti quelli che morivano, nessuno sapeva chi fosse. E quindi suo marito ha sentito forte l'esigenza di raccontare, anche qui, di consegnare alle generazioni future. E concludendo, Giuliana, io voglio chiederle se ha mai pensato, ha mai creduto che suo marito... Cioè, se non ha mai smesso di sperare. No, insomma, io ho avuto questa fede ferma. Sempre? Prima di tutto una profonda fede religiosa. A parte questo, perché io non ero una privilegiata, lo sono stata con questo ritorno. Però ho avuto sempre questa fede, ho sentito che questa persona era viva. E in questo libro di prigionia che ha scritto mio Franco, lui ha confermato questo, che nei momenti più tremendi ha avuto anche il tifo petecchiale, sì, che è quello che ha creato anche tanti lutti dopo, durante la permanenza nei campi di concentramento nel primo periodo, avvertiva esattamente che questa sarebbe presenza, tornato a avvertiva casa. Questa presenza. Io ringrazio moltissimo Giuliana Lucci Martini che ci ha consegnato, ci ha regalato, voglio dire, questa testimonianza ricordando la prigionia del marito Franco Martini. Grazie. Vi ringrazio davvero tantissimo. Grazie. Vi ringrazio tantissimo. Davvero splendida la testimonianza della signora Giuliana. Potremmo prenderla quella testimonianza da tanti lembi, no, Revelli? Prendiamo una suggestione, una verità che la signora Giuliana ci ha raccontato. L'angoscia delle famiglie che restavano a casa, il silenzio, reso tale anche poi dalla divisione tra l'Europa dell'Est e l'Europa dell'Ovest e l'impossibilità persino di trovare, qualora fossero risultati morti, i corpi dei propri cari. Ha pesato tanto questo? Sì, questa angoscia che è legata da una parte alla figura del prigioniero, ma soprattutto alla figura del disperso, che è una figura dominante sullo sfondo della guerra di Russia. Mio padre aveva l'ossessione di questo, dedicò un libro anche, Il disperso di Marburg, aveva al centro questa figura, che non è il caduto, il caduto... presenta, come dire, la storia una fine certo, certa. Il disperso è un'assenza che rimane, che continua a alimentare l'angoscia e non la speranza. Un'assenza che è pesata a casa Iannicelli, vero signor Gianluigi? Quanto è pesata? Beh, i primi tempi, quando ero ragazzino, così, cominciato a pesare quando ero adolescente, ho sentito la mancanza proprio del padre, della figura paterna per me. Per mia madre sono stati 60 anni di solitudine. Quando ha avviato la ricerca del corpo di suo padre? Ecco, io ho cominciato per molto tempo e devo dire in via preliminare, brevissimo, due cose. Ricordare una persona che è il generale Nardini, che all'epoca era con il presidente Cossiga, che praticamente rese possibile l'inizio di questi colloqui. Secondo, i cappellani militari. Il cui compito l'abbiamo raccontato. Guidati da Monsignor Pintonello, che è stato cappellano capo, che ne sono morti più di 50 in Russia. Ricordo ancora che è ritornato Don Franzoni con molta tenerezza e molta... Lo ricordavano anche i nostri telespettatori. Sì. Lei è arrivato sul luogo dove suo padre perse la vita. Io sapevo dov'era, perché c'era la parimetria fatta dal cappellano militare. Quindi sono andato due volte in Ucraina alla sua ricerca e finalmente siamo riusciti a sapere da un locale, perché noi abbiamo avuto delle accoglienze dalla popolazione locale eccezionali, devo dire sempre. E io sapevo, finalmente ero in contatto con Onor Caduti, che è stato... Lei sapeva dove era stato sepolto, esatto. Però... Tomba numero 31, terza fila a sinistra, il cimitero di Jussovo. Però i resti di suo padre...
Quando siamo andati, con Vicente che ci vorrebbe una settimana a raccontare, siamo andati, anzi mi hanno telefonato che stavano scavando, mi dissero nel 99, mi dissero domani troviamo papà, perché erano arrivati alla fila prima, perché se il cimitero rivelava tutti i caduti che avevano trovato il primo, e quel domani? Tramite la segnalazione. L'indomani ho telefonavo a Stalino, ora si chiama Donetsk, e mi disse che non l'avevano trovato perché quella fila dove lui era, c'era anche un soldato tedesco, eccetera, era stata praticamente distrutta perché avevano posato in opera una tubatura. Una delusione. Signor Gianluigi, delusione. Però lei suo papà lo porta sempre con sé, no? Sì. E soprattutto qualcosa di suo padre lei oggi... Sì. La questa è la sua fede, è la fede che hanno trovato quando lo hanno recuperato nelle linee fra nella terra di nessuno. Lui era vicino al suo aereo, che era anche un po' bruciacchiato, eccetera, e tutti gli effetti personali, le scarpine mie, che lui aveva una combinazione di volo, che mi conosco dall'ambiente aeronautico, lei è quello delle scarpine mie di lana. E la fede che poi quando mi sono sposato, sono più di 40 anni, lo porto sempre. Perché era così forte il desiderio di riportarlo a casa? L'idea di poterlo, io penso di credere, quindi so che quello che c'è in un domani, però vederlo vicino, saperlo vicino, le sue ossa vicine a quelle nostre, che per esempio stai di mia madre, eccetera, sarebbe mi dava stato... molta consolazione. Purtroppo non sono stato contentato. Allora, Revelli, noi qui abbiamo raccontato tante storie, perché siamo convinti che non bisogna dimenticare quello che accadde in Russia, ma non bisogna dimenticare soprattutto le storie delle persone comuni, che sono di fatto dentro la storia più grande. E questa è la lezione con la quale possiamo chiudere la nostra puntata? Sì, credo di sì, che è importante... leggere le memorie, le storie di chi ha potuto scrivere, sapendo che però c'è una massa di vittime di quell'esperienza che non hanno potuto né raccontarle perché non sono tornati, ma non hanno potuto scriverle perché non lo sapevano, perché buona parte di quell'esercito era un esercito che se aveva la terza elementare era tanto. Perché era fatto di giovani poveri e di classi sociali molto umili. Ecco, quelle vittime della guerra spesso sono state dimenticate. E quindi vanno ricordate, restituire voce a queste vittime. È un debito, io credo. Che grazie dunque ai nostri ospiti che ci hanno accompagnato in questo capitolo importante della nostra storia, ma un ringraziamento speciale va al collega Vincenzo Grienti, che è il nostro uomo del web, però con lo storico dentro, e che con la sua consulenza ha reso possibile veramente questa puntata. Siamo noi, torna puntuale domani alle 15:20 e puntuale adesso la linea al diario di Papa Francesco. Grazie a tutti. A domani.